Buonasera. Il sindaco Gianfrancesco Menani risponde alle critiche del capogruppo PD Giulia Piconi riguardo la decisione di ridimensionare le risorse destinate alle attività culturali. Ci siamo impegnati sin dal giorno seguente del nostro insediamento, afferma il primo cittadino, nel concludere la difficile trattativa che porterà alla riapertura del Teatro Carani. Questo è un esempio di come la cultura e le iniziative siano in cima alla lista delle nostre priorità. Siamo convinti che occorre investire in cultura, ma occorre farlo in maniera precisa. La consigliera Pigoni dovrebbe pensare a ciò che non è stata in grado di fare da assessore nei 5 anni appena trascorsi. Continua la collaborazione tra il rinnovato Rotaract Sassuolo e l'AISM. Scopriamo di più nelle interviste. Francesco, una serata molto importante questa sera per il Rotaract perché viene presentato il vostro ultimo service. Di che cosa si tratta? Sì, esatto, è una serata importante per noi perché è un momento anche di restituzione, un attimo alla comunità, dei dati, di quello che è stato raccolto con la collaborazione già avviata con l'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che è la destinataria del nostro service di quest'anno, che è stata la Walk for AISM che abbiamo fatto il 28 di settembre, ma è anche appunto il momento di presentare il nostro nuovo service, sempre in loro favore, che è il kit Senti come mi sento. È un materiale esperienziale completamente innovativo e che permetterà loro di fare attività di sensibilizzazione nelle scuole, nelle piazze, insomma, dove più intervengono, dove più operano, e saranno tra i primi ad averlo in Italia, quindi siamo molto contenti di essere protagonisti di questa cosa. Che cosa è stato fatto finora, quali sono stati gli obiettivi raggiunti e quali sono invece i futuri che vi siete prefissati? Come dicevo, la Walk for AISM è stato il primo obiettivo tangibile che abbiamo raggiunto. In realtà c'è stato molto, molto di più dietro, insomma, perché già una collaborazione con l'associazione, già il fatto di instaurare rapporti con loro, di conoscere anche le loro esperienze di vita e di lavorare con altri giovani che cercano anche loro di investire il loro tempo per gli altri, è un valore veramente grandissimo ed è un obiettivo tra i più grandi che crediamo di aver raggiunto. E poi gli obiettivi futuri, sicuramente proseguire questa nostra collaborazione con loro e ovviamente impegnarci quanto più possibile per servire al meglio la nostra comunità. Parlando proprio dell'impegno, qual è stata l'organizzazione da parte del Rotaract e quanti ragazzi sono stati coinvolti? L'organizzazione è stata un'organizzazione sia per il precedente service che per questo, sia burocratica che proprio pratica anche nostra di investire le forze. Noi in club siamo in 8, qualcuno qui, qualcuno all'estero, ognuno come poteva ha dato un po' il suo contributo. Ed è stata un'organizzazione che ha coinvolto tantissimi enti, dal comune alla Croce Rossa e anche l'Atletica MDS per quello che è stata appunto la camminata, e invece un'organizzazione che è stata di contatto ancora più stretto sempre con l'AISM per questo ultimo nostro service. Ultima domanda, un po' più personale: quanto è difficile dividersi tra l'attività di presidente e l'attività di studente universitario? Io dico sempre che più cose uno ha da fare, più riesce a farne, perché è un po' come quando sei in vacanza, no? Che ti metti lì e dici, tanto tempo, e alla fine non fai mai niente perché sei sempre convinto di essere in tempo a farle. Invece quando hai tante cose da fare sei obbligato a razionalizzare il tuo tempo e fai sempre di più. È un'esperienza che arricchisce, perché allo studio quello che si apprende, secondo me, è sempre importante poi dare anche una coniugazione pratica e investire quello che si fa restituendolo appunto a chi c'è vicino o alla comunità in cui si vive. Una collaborazione tra la vostra associazione e il Rotaract, di che cosa si tratta? Allora, Rotaract è stato per noi una collaborazione estremamente fondamentale. Siamo entrati in contatto con loro intanto come gruppo giovani, tra i giovani di AISM e i giovani di Rotaract, e ci siamo avvicinati per questo, per l'organizzazione di un evento che è stato Walk for AISM, che ha avuto l'obiettivo, perché è stata la seconda edizione quest'anno, di rendere fattibile ciò che a volte purtroppo per le persone affette da sclerosi multipla non lo è, che può essere anche una semplice camminata tutti insieme. Parlando proprio di questo evento, qual è stata la partecipazione, come è stato accolto dai sassolesi e non solo?
Ma la partecipazione è stata buona, hanno partecipato più di un centinaio di persone, non solo sassolesi ma anche modenesi e anche dal Reggiano, diciamo. E noi fortunatamente abbiamo una grandissima rete, prima di tutto di amici e di conoscenti che ci supportano e ci seguono durante le nostre attività, e a loro volta poi contattano altri amici, parenti, conoscenti, e quindi oltre alle stesse persone fruitori, fruitrici del nostro servizio, dei servizi che presta AISM, e anche tantissime persone delle podistiche e delle associazioni a cui è piaciuta l'idea di partecipare ad un evento solidale di questo tipo hanno partecipato, e noi siamo stati veramente soddisfatti di questo. Qual è lo scopo principale di questa vostra iniziativa? Lo scopo principale è stato prima di tutto intanto sensibilizzare la popolazione, far conoscere AISM come associazione, ma anche appunto, come dicevo, rendere qualcosa che può essere semplice come una camminata fruibile per tutti. Purtroppo le persone affette da sclerosi multipla hanno difficoltà motorie e si muovono con le carrozzine, con i treppiedi, o semplicemente hanno delle difficoltà a camminare, magari non si vedono. Il nostro percorso ha avuto la peculiarità, ed è nato proprio cioè questa cosa doveva essere proprio imprescindibile, il fatto che il percorso dovesse essere accessibile a tutti. Quindi senza barriere architettoniche, senza percorsi dissestati, con i sassi, eccetera. Prossimo evento in programma? Ma sicuramente ci piace l'idea di poter rifare questa walk il prossimo anno. Probabilmente la rifaremo a Sassuolo, perché per noi è un bacino importante. E poi chissà, magari se si fa avanti qualche altra opportunità sicuramente la coglieremo. E mi fa molto piacere parlare dei nostri giovani. E il mio club è sempre stato molto attento ai giovani del Rotaract, tant'è che io oltre 20 anni fa facevo parte del Rotaract Club. Quest'anno siamo di supporto all'associazione Sclerosi Multipla Onlus di Modena insieme ai nostri ragazzi. Per quanto invece riguarda il Rotary Senior, quello che quest'anno ho il piacere di presiedere, il nostro service più importante dell'annata è riferito all'associazione Parkinsoniani Onlus di Modena, e acquisteremo del materiale specifico che vada ad aiutare i malati nella loro gestione della malattia. Un secondo service che ho molto a cuore è riferito alla pediatria dell'ospedale di Sassuolo, dove avremo un cantastorie professionista che regalerà qualche momento di spensieratezza ai bambini degenti all'ospedale. Tutto pronto per la seconda edizione del Festival della Crescita. Il tema di quest'anno, la felicità. Si partirà giovedì alle 18.30 all'interno dell'Auditorium Bertoli con la Lectio Magistralis del presidente del Future Concept Lab e curatore del Festival, Francesco Morace, a cui seguirà l'intervento dell'assessore Malagoli. Venerdì dalle 9.30 al Crogiolo Marazzi si parlerà di colore. Nel pomeriggio, spazio al mondo delle aziende. Ed ora passiamo allo sport. La San Michelese pareggia davanti al pubblico di casa contro il Felino. I biancoverdi passano in vantaggio grazie ad un colpo di testa del capitano Caselli, ma poi si fanno rimontare allo scadere del primo tempo. Nella ripresa i ragazzi di Mister Frigeri non riescono a riportarsi avanti e conquistano un punto che li proietta a quota 17 in classifica. Grazie per essere stati con noi, anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento a domani. Buona serata!